Allora, qui ci occupiamo del sorgo, facciamo delle prove col sorgo perché riguardo al cambiamento climatico dobbiamo trovare delle alternative, per esempio al mais, con appunto delle piante che resistono di più, per esempio alla siccità, oppure anche delle malattie e parassiti problematici. Allora, ci sono diversi tipi di sorgo. Ci sono dei sorghi che sono più zuccherini, ci sono dei sorghi che sono più importanti per la biomassa e ci sono quelli che sono appunto più ottimizzati per la qualità proprio del foraggio. In generale il sorgo si può usare in diverse maniere. C'è il sorgo da monosfalcio, che proprio cresce fino a diventare 2-3 metri, oppure c'è il sorgo da multisfalcio, che si può tagliare più volte. Poi il sorgo in sé si può insilare, si può, però anche quello da multisfalcio si può anche pascolare, per esempio, oppure utilizzare direttamente fresco. Ci sono l'utilizzazione chiaramente della granella, quindi viene lasciato maturare e poi si raccoglie solo la granella e quella può essere utilizzata come foraggio o per l'alimentazione umana, dove si possono fare la farina. Ci sono appunto diverse tipi di varietà e qui abbiamo per esempio testato delle varietà più di tipo zuccherino e qui piuttosto delle varietà di tipo biomassa e si vede la differenza nella digeribilità, che è abbastanza alta, che però poi si riflette anche un po' nel rendimento, dove le varietà che hanno una digeribilità più alta sono anche quelli che hanno una resa un po' minore, invece quelli che sono più stati selezionati per la biomassa hanno poi nella digeribilità sono un po' meno forti. Poi abbiamo sviluppato delle carte termiche per vedere dove il sorgo arriva a maturità. Per esempio il sorgo da granella sappiamo che ha più difficoltà a arrivare a maturità, visto che ha un periodo di vegetazione più lungo. Il sorgo da foraggio invece in Svizzera più o meno arriva a maturità in quasi tutti i posti dove si può coltivare. In conclusione si può dire che bisogna dapprima controllare le condizioni climatiche del luogo e quindi sapere se il sorgo da granella o il sorgo anche da foraggio riesce ad arrivare a maturità e potrebbe essere utile quindi in alcuni casi per superare le siccità estive oppure trovare delle alternative dove il mais non cresce bene. Ecco, lì il sorgo potrebbe essere un'alternativa interessante.